Bene, oggi parleremo di Montesquieu e della sua opera principale che si intitola, come è noto, Lo spirito delle leggi. Diremo intanto che Montesquieu è considerato tra coloro che danno l'avvio, in un certo senso, all'illuminismo. La sua opera viene pubblicata verso la metà del Settecento. È tutta incentrata sul tentativo di comprendere quali sono i rapporti necessari che regolano la vita degli uomini associati. All'inizio del primo libro, Montesquieu, parlando delle leggi, dà proprio questa definizione. Le leggi non sono altro che quei rapporti necessari che in qualche modo derivano dalla natura stessa delle cose. Naturalmente Montesquieu parla delle leggi umane, cioè delle leggi che regolano il comportamento degli uomini, delle leggi dello Stato, che regolano la vita degli uomini associati in questa o quella forma di Stato nel suo libro, ma egli intende la legge in generale come diciamo così, applicabile come riguardante, più che applicabile, ogni fenomeno, i fenomeni naturali e persino i fenomeni che riguardano la divinità. Detto questo, noi adesso ci concentreremo quelle che Montesquieu ravvisa come le tre forme principali di Stato, le tre forme principali di governo, che per lui sono la monarchia, il dispotismo e la repubblica o anche governo popolare o democrazia. E queste forme di governo, ognuna di queste forme di governo, dice Montesquieu, si basa su alcuni principi, o meglio, ognuna di queste forme di governo si basa su un principio che la caratterizza. Il principio su cui si basa la monarchia, per esempio, è l'onore. Il principio su cui si basa il dispotismo è la paura e il principio su cui si basa la democrazia o la repubblica è la virtù. Bene, quando Montesquieu parla di principi che stanno alla base di queste diverse forme di governo, egli si riferisce in particolare alle passioni umane, grazie alle quali si realizzano e si mantengono queste forme di governo. E parlando del dispotismo, per esempio, gli dice che la passione umana che rende possibile gli stati dispotici è la paura e la sottomissione dei cittadini. Potremmo anche dire il carattere servile dei cittadini, mentre alla Repubblica, quindi alla democrazia, la democrazia autentica, noi diremmo, aggiungeremo noi, ciò che è indispensabile è la virtù dei cittadini. Quindi la virtù dei cittadini non significa altro che la virtù civica, quell'atteggiamento, quel sentimento, quella passione, quell'amore di patria, quell'amore del bene comune, quella passione che ci porta al rispetto della legge. Questa è la virtù di cui ha bisogno uno Stato democratico per essere appunto uno Stato autenticamente democratico. Dopo aver elencato, diciamo così, ragionato sui principi che stanno alla base delle tre forme di governo, ho pensato di approfondire appunto il discorso riguardante rispettivamente il dispotismo e la democrazia, andando a cogliere alcuni passi dell'opera di Montesquieu che sono molto attuali. Ebbene, prima di leggere qualche brano e di commentarlo, è opportuno sottolineare che ciascuna di queste forme di governo, ciascuno di questi principi,
in un certo senso, ha bisogno di un determinato tipo di educazione. E dirà Montesquieu, adesso lo vedremo, che l'educazione è particolarmente importante nelle repubbliche, cioè gli stati popolari o stati democratici, che dir si voglia, mentre è assai meno importante nella monarchia e nel dispotismo. In modo particolare nel dispotismo, negli stati dispotici, quanto meno educazione vi è, tanto meglio lo stato dispotico si regge. Andiamo a vedere adesso questi punti proprio nel testo di Montesquieu, leggeremo alcuni brani e li commenteremo. Ecco, nel libro terzo, intitolato appunto Dei principi dei tre governi, ricordiamoci che quando Montesquieu parla dei principi dei tre governi, parla delle passioni che in qualche modo reggono e che consentono queste forme di governo, egli al capitolo terzo, parlando del principio della democrazia, scrive queste parole. Non ci vuole molta probità perché un governo monarchico o un governo dispotico si mantenga o si sostenga. La forza delle leggi nell'uno, il braccio del principe sempre alzato nell'altro, regolano e tengono a freno tutto. Ma in uno stato popolare ci vuole una molla in più, che è la virtù. Ecco qui la virtù. La virtù, attenzione, intesa non tanto come morale individuale, non tanto nel senso, potremmo dire, anche religioso, individualistico del termine. Qui la religione non c'entra niente, qui quando Montesquieu parla della virtù parla sostanzialmente della virtù civica, cioè di quella virtù in base alla quale i cittadini agiscono per il bene comune e non per il loro tornaconto personale, intendendo, comprendendo che il loro interesse viene pienamente realizzato nel momento in cui essi rispettano la legge, nel momento in cui essi operano per il bene comune. Ecco, questo è un punto molto importante che non bisogna dimenticare. In questo senso, la virtù di cui parla Montesquieu è sostanzialmente identica alla virtù di cui parla Machiavelli nel Principe e soprattutto nei discorsi sopra la prima decade di Tito Livio. Si tratta appunto della virtù repubblicana, della virtù dei cittadini, della virtù civica che consente, che permette ad una democrazia di realizzarsi autenticamente. Quello che dico è confermato dall'intero complesso della storia, continua Montesquieu, ed è pienamente conforme alla natura delle cose. Poiché è chiaro che in una monarchia, dove chi fa eseguire le leggi si giudica al di sopra delle leggi stesse, si ha minor bisogno di virtù che in un governo popolare, dove chi fa eseguire le leggi sente di esservi sottomesso lui stesso e di portarne il peso. Ecco il punto importante. Quindi, se in una monarchia non c'è poi così tanto bisogno di virtù, perché il monarca comunque sia, si ritiene al di sopra delle leggi, egli è il garante del rispetto della legge, ma egli stesso si ritiene al di sopra della legge, quindi per lui non c'è bisogno di essere virtuoso. Perché non c'è bisogno della virtù? Perché la virtù è sostanzialmente sentirsi obbligati al rispetto della legge. E questo senso di essere obbligati, di essere sottomessi alla legge, costituisce la virtù dei cittadini di una repubblica, di una democrazia e soprattutto costituisce la virtù dei governanti di una repubblica, di coloro che sono stati eletti dal popolo per rappresentarne gli interessi comuni e per quindi governare il popolo sulla base della legge. Quindi la virtù in una repubblica, il governante virtuoso di una democrazia, è colui che si sente in prima persona obbligato al rispetto della legge, altrimenti non v'è democrazia.
altrimenti si scivola, diciamo così, in una forma di governo che è assolutamente lontana dalla democrazia. Può essere un governo dispotico o un governo monarchico, ma non certo la democrazia. Quindi vedete, dove chi fa eseguire le leggi, quindi il potere esecutivo che fa eseguire le leggi, il governo in questo caso, si sente di esservi sottomesso lui stesso e di portarne il peso. Quindi sente pienamente la responsabilità di eseguire puntualmente le leggi che sono sempre leggi volte al bene comune e non al tornaconto personale. Se noi andiamo adesso al libro quarto, che è molto interessante perché il libro quarto tratta proprio dell'educazione, come dicevamo poco fa, il libro quarto si intitola Le leggi dell'educazione devono essere relative ai principi del governo. Ecco, come dicevamo poco fa, quelle passioni che reggono diversi governi sono in un certo senso alimentate, sono suggerite dal tipo di educazione che in ogni governo vige. E in modo particolare il governo democratico, il governo repubblicano ha bisogno del massimo grado di educazione alla virtù. Vediamo che cosa scrive Montesquieu nel capitolo terzo del quarto libro, che si intitola Dell'educazione nel governo dispotico. Come l'educazione nelle monarchie non si sforza che di innalzare il cuore, così essa non cerca di deprimerlo, non cerca che di deprimerlo negli stati dispotici. Cioè, lo stato dispotico noi ce lo dobbiamo immaginare come l'esatto contrario della democrazia, dello stato repubblicano autentico. Quindi nello stato dispotico l'educazione mira a deprimere, diciamo così, il cuore, cioè a deprimere il senso dell'onore su cui invece si basa lo stato monarchico. Quindi lo scopo dell'educazione in un governo dispotico è quello, dirà adesso poco oltre Montesquieu, è quello di rendere tutti servi, potremmo dire, di cancellare completamente il senso della libertà nei sudditi, di cancellare il senso dell'onore che sta alla base del governo monarchico e di ridurre tutti quanti alla obbedienza sulla base di quel principio che abbiamo visto è alla base del governo dispotico, che non è altro che la paura. È necessario che l'educazione nel governo dispotico sia servile. Aver ricevuto un'educazione simile sarebbe un bene perfino per chi è al comando, poiché nessuno è tiranno senza essere allo stesso tempo schiavo. Ecco una notazione importante. In un governo dispotico, in un governo tirannico, sono servi i sudditi, ma è servo anche il padrone in un certo senso. Cioè anche il padrone deve avere un animo servile. Non può essere libero, non può amare la libertà, altrimenti potremmo dire, ecco, interpretando un po' il pensiero di Montesquieu, potremmo dire che disprezzerebbe il suo stesso governare dispotico. L'obbedienza estrema presuppone ignoranza in colui che obbedisce, quindi nel suddito, la presuppone anche in colui che comanda, cioè nel padrone, nel tiranno, nel despota. Questi non ha da deliberare, da dubitare, da ragionare, non ha che da volere. Quindi, in un governo dispotico, l'ignoranza domina incontrastata sia tra i servi, sia tra i sudditi, ma anche nel despota, il quale, non dovendo far altro che incutere terrore nei sudditi, non dovendo governare perché delega ai suoi servi il disbrigo, diciamo così, degli affari pubblici,
non ha bisogno, in un certo senso, di sapere le cose, non ha bisogno di porsi il problema di conoscere, di sapere quello che sta facendo, quello che egli delega agli altri. Non ha bisogno che di incutere terrore in questo senso, non ha bisogno che di volere. L'educazione che consiste specialmente nel vivere con gli altri vi è perciò limitatissima. Si riduce a mettere la paura nel cuore e a dare allo spirito la nozione di alcuni principi religiosi semplicissimi. Quindi vedete come in un governo dispotico vi è un minimo di educazione perché l'educazione presuppone appunto l'aver a che fare con gli altri, l'intrattenere dei rapporti umani. E l'intrattenere dei rapporti umani, il conversare con gli altri, richiede un minimo di libertà, richiede un minimo di, come dire, di scambio, no? Tra, di punti di vista, ciò che appunto un governo dispotico non fa, non ha bisogno di fare, perché un governo dispotico ha bisogno di governare attraverso la paura, attraverso l'obbedienza. Estorta, potremmo dire, con la paura. E ha bisogno di insegnare semplicissimi, diciamo così, precetti religiosi che aiutino in un certo senso il despota ad incutere questo timore e ad ottenere una, obbedienza completa. Per esempio, pensiamo alla concezione della religione come instrumentum regni, cui qui probabilmente Montesquieu sta pensando, cioè la religione attraverso il timore della dannazione eterna esercita certamente, diciamo così, un tipo di educazione che è funzionale al governo dispotico. Continua Montesquieu a proposito del governo dispotico, il sapere nel governo dispotico vi sarebbe pericoloso. L'emulazione funesta e quanto alle virtù, Aristotele non crede che ve ne sia qualcuna propria agli schiavi, il che limiterà assai l'educazione in questo governo. L'educazione vi è dunque in certo modo nulla. Quindi il governo dispotico si basa sull'ignoranza, sul servilismo, sulla riduzione dell'educazione ai minimi termini, possiamo dire. Ancora, per comprendere ancora meglio il punto, adesso occorre vedere come invece deve essere l'educazione nel governo repubblicano. Abbiamo detto all'inizio che proprio nel governo repubblicano, cioè democratico, cioè popolare, qui Montesquieu usa queste parole, nello stesso significato. Proprio nel governo democratico l'educazione dovrebbe essere invece curata in modo particolare. Vi dovrebbe essere, per così dire, un massimo di educazione. Nel capitolo successivo a quello che abbiamo letto poco fa, Montesquieu scrive: "E nel governo repubblicano si ha bisogno di tutta la potenza dell'educazione." Quindi vedete, se nel governo dispotico l'educazione era ridotta al minimo, nel governo repubblicano si ha bisogno di tutta la potenza dell'educazione. È nel governo repubblicano che si ha bisogno di tutta la potenza dell'educazione. Negli stati dispotici la paura nasce da sola tra le minacce e le punizioni. L'onore delle monarchie è favorito dalle passioni e le favorisce a sua volta, ma la virtù politica è una rinuncia a sé, cosa che è sempre molto penosa. Si può definire questa virtù l'amore delle leggi e della patria, ecco quello che dicevamo poco fa, qui quando Montesquieu parla di virtù non ne parla in senso assolutamente, non ne parla in senso religioso, non è la virtù che porta in paradiso, diciamo così, non è la virtù individuale, no? Ma è una virtù civica. È una virtù che in un certo senso si raccoglie tutta quanta nell'amore delle leggi e della patria. Quest'amore, continua Montesquieu, richiedendo una preferenza continua verso l'interesse pubblico in confronto al proprio,
conferisce tutte le virtù particolari. Quindi le virtù particolari possono essere, per esempio, la frugalità, la partecipazione alle attività pubbliche, possono essere tutte quelle virtù in base alle quali, appunto, noi oggi parliamo, per esempio, di cittadinanza attiva, parliamo di partecipazione democratica, parliamo di impegno collettivo a difendere i propri diritti costituzionali e ad eseguire puntualmente i doveri anche che la Costituzione ci impone. Quindi riprendiamo la nostra lettura, esse, queste virtù particolari, quindi non sono altro che tale preferenza, cioè la preferenza che ci porta ad amare l'interesse pubblico ed a vedere nell'interesse pubblico, nel bene comune, l'unico modo di realizzare anche il nostro bene individuale. Quest'amore è particolarmente legato alle democrazie, quindi non può esserci assolutamente una democrazia che sia autenticamente una democrazia senza la virtù dei suoi cittadini e soprattutto dei suoi governanti, come abbiamo visto. Soltanto in esse il governo è affidato ad ogni cittadino. Orbene, il governo è come tutte le cose di questo mondo. Per conservarlo bisogna anche amarlo. Non si è mai udito dire che i re non amassero la monarchia e che i despoti non amassero il dispotismo. Quindi anche il cittadino di uno Stato democratico deve amare la democrazia, deve amare la sua forma di Stato, deve amare il suo governo, quando naturalmente questo governo sia un governo repubblicano, sia un governo autenticamente democratico, cioè quando i governanti che i cittadini hanno liberamente eletto si sentono essi stessi sottomessi ed esecutori della legge. Tutto dipende perciò dallo stabilire quest'amore nella Repubblica e l'educazione deve essere appunto sollecita ad ispirarlo. Ecco il grande compito dell'educazione in uno Stato democratico, che è il compito che è indicato dalla nostra Costituzione. La nostra Costituzione repubblicana indica alla scuola, ai genitori, alle famiglie esattamente questo compito. Ma perché i fanciulli, continua Montesquieu, possano provarlo, cioè possano provare questo amore delle leggi della patria, v'è un mezzo sicuro, e cioè che i padri lo provino essi stessi. Ecco l'importanza dell'educazione da parte dei genitori, da parte delle famiglie. Che i padri e le madri, i genitori, siano essi stessi virtuosi, altrimenti non c'è democrazia, non c'è un'educazione democratica. E si è inevitabilmente destinati a scivolare in una forma di dispotismo più o meno velata, più o meno camuffata di democrazia. Quindi un mezzo sicuro è che i padri provino essi stessi questo amore di patria, questo amore delle leggi. D'ordinario si è padroni di trasmettere ai propri figli le proprie cognizioni, lo si è ancor più di trasmetter loro le proprie passioni. Ecco, ci fermiamo qui. E al prossimo video su Montesquieu tratteremo del libro più famoso, brevemente, perché non è questa la parte che in un certo senso è più interessante per il nostro scopo, anche se è la più nota. Il nostro scopo è quello di mostrare come la democrazia, anche nella riflessione di Montesquieu, indubbiamente richiede la virtù e la virtù altrettanto indubbiamente non può essere suscitata negli uomini se non da una educazione adeguata.